Buonasera e benvenuti a questa edizione casalinga dei consigli della libreria Auvergne. Innanzitutto un caro abbraccio a tutti i nostri lettori, ci mancate tanto e speriamo di rivedervi quanto prima. E vi faccio quattro proposte di libri che sono riuscito a recuperare in questi giorni, qualcosa avevo già a casa, insomma, qualcosa per farci compagnia. Il primo libro di cui vi parlerò quest'oggi è l'ultima opera di Amelino Tong. È Sete, edito per Voland. In questo libro Amélie, nuovamente con il suo spirito critico, con la sua ironia forte, ci parla di una vicenda avvenuta un po' di anni fa. In questo libro Amélie veste i panni di Gesù, un Gesù molto particolare perché è il Gesù dell'ultimo giorno di vita, il Gesù della crocifissione. È un Gesù con molti dubbi, sia su se stesso che sull'opera del Padre. Sono dubbi che in realtà hanno molto a che fare col divino, ma soprattutto riguardano l'umano. Il secondo libro di cui mi piacerebbe parlarvi è un libro edito per Neri Pozza, uscito recentemente. Naoko Abe, l'autrice, si chiama Passione Sakura. La storia, un viaggio, in realtà non è un vero e proprio romanzo, ma metà tra cronistoria e saggio, di un simpatico gentiluomo inglese che aveva una grande passione per i ciliegi giapponesi, ciliegi che sono diventati famosissimi per la loro fioritura primaverile. E lui si accorse che in realtà in Giappone stavano scomparendo, si stavano estinguendo per essere soppiantati da un'altra specie di albero. Decise di recuperare in tutto il mondo i semi di questi antichissimi alberi e riportarli in Giappone. Il risultato è la fioritura dei fiori in Giappone in primavera, che è una delle 8 meraviglie del mondo. Ecco, speriamo che questa primavera giunga presto anche per noi. Passando a temi un pochino più leggeri, vi parlerò del nuovo libro di Martin Kreutzmann, edito per Mondadori. Il titolo è L'Enigma Siberiano. Ci troviamo di fronte a una nuova indagine del commissario Arkady Renko, nuovamente in questa Mosca fredda e ricca di intrighi. In questa particolare, indagine si sposterà fino in Siberia per, cercare notizie della sua compagna che si è trovata invischiata nelle vicende della politica. Tra oligarchi, servizi segreti e mafia russa cercherà di venirne a capo. L'ultima proposta che vi faccio è una nuova collana edita per la Terza. Il primo libro è scritto da Mara Fazio, Voltaire contro Shakespeare. Questo è il primo titolo della collana. È una collana che mette a confronto grandi pensatori. È un confronto scontro in realtà. Difatti, nel primo libro, appunto, Voltaire, che dapprima era grande ammiratore e fu proprio lui a portare nel continente la fama e la fortuna di Shakespeare, ammirandone le opere. Poi si dovette ricredere. Perché? Perché Voltaire è da sempre l'emblema della logica, della razionalità suprema, e man mano il successo di Shakespeare, delle opere di Shakespeare, soprattutto quelle teatrali, soppiantarono un po' il sistema di pensiero francese per lasciare spazio al grande genio shakespeariano, a questa capacità di mettere in relazione l'alto e il basso, di riuscire a destrutturare gli schemi aristocratici. Ecco, questo saggio ci insegna a pensare un po' fuori dagli schemi, a non essere troppo rigidi nei nostri giudizi. Questi sono i miei quattro consigli e nuovamente vi rinnovo l'augurio di rivederci tutti molto presto. Un saluto.